Come ti chiami? Daniele. Quanti anni hai? Quasi 33. Quasi. Ti piacerebbe partecipare a uno speed dating? Perché no? Sai che cos'è? Ma più o meno un'infarinatura. Raccontacelo un po'. Lo speed dating è, come dire, un mezzo per poter raggiungere un fine che è solitamente agognato da molte persone, ovvero trovare un'anima gemella o comunque trovare una persona con la quale relazionarsi. Questo fondamentalmente è lo speed dating, a quanto pare, no? In quindi due parole proprio. Parteciperesti volentieri? Ah, potrebbe essere un'esperienza, anzi, è sicuramente un'esperienza. Cosa ti prefissi da un'esperienza di questo genere? Ma il fine principale appunto è quello di trovare una persona che poi sia un'anima gemella o semplicemente un'amica con la quale relazionarsi, questo dipende poi da tanti fattori, per cui direi che tanto per cominciare un fattore importante è quello della capacità di essere se stessi e quindi approcciarsi allo speed dating senza particolari preconcetti. Ti aspetti di trovare delle ragazze belle o brutte? Ma io non mi aspetto di trovare delle ragazze belle o brutte, perché comunque non è mio interesse valutare se una persona può essere bella o brutta. La bellezza, anche se sembra una frase molto retorica, è assolutamente soggettiva, per cui non mi pongo neanche la domanda, non è una mia problematica, non è un problema che mi assilla la bellezza o la bruttezza, mi aspetto di trovare delle persone, ognuna con la propria interiorità, specificità e con le quali spero di relazionarmi in maniera corretta. Quanto, interessante. Quanto e in che modo può essere importante la bellezza in una donna per te? Ma la bellezza comunque è sempre importante, a prescindere dal fatto che poi sia, costituiscano un particolare interessante o meno. È sempre importante perché la bellezza per una donna è un fiore all'occhiello, è un modo per poter mostrarsi ed essere apprezzata. E questo lo è sempre stato, anche se credo, non ha torto, che ci siano mille altre maniere per poter emergere anche da parte di una figura femminile, a prescindere poi da quella che è la sua bellezza. Sei single? Sì, sfortunatamente sì. Sfortunatamente preferiresti sì. Incontrare una ragazza single o con una storia alle spalle magari conclusasi in maniera un po' burrascosa, oppure saresti disposto ad una relazione anche con una persona non single? No, con una persona non single lo escludo a prioristicamente per impostazione mia personale. Quanto invece alla doppia casistica che mi ha prospettato prima, sicuramente sarebbe interessante anche una persona che magari viene, che si reduce da una storia, come ritengo di esserlo io in questo momento. Potrebbero avere più interesse per una donna in te? Ma sicuramente la capacità di riuscire ad esprimere innanzitutto la propria interiorità, quindi le proprie emozioni, senza filtro e quindi in maniera diretta, e poi anche l'interesse verso un certo tipo di impostazione culturale, ma culturale tra virgolette, non culturale, come dire, enciclopedica, ma culturale dal punto di vista dell'apertura mentale. Io ad esempio ad una ragazza per colpire, per attirare il suo interesse, gli direi ad esempio, sarei capace di rispondere a domande che non mi hai ancora fatto. Senti, tra le prime interviste che hai sentito, c'è stata qualche cosa che ti ha colpito? Che merita in qualche maniera una tua riflessione?
Senz'altro la cosa più interessante è la valutazione delle motivazioni che spingono ad approcciarsi a un certo tipo di esperienza, come appunto può essere questo dello Spin Dating, perché è proprio la valutazione delle varie motivazioni che è il motore di giudizio. Anzi, direi è proprio quello: più si riesce a capire le motivazioni dell'una o dell'altra persona, più la relazione che ne consegue è interessante. Qualche cosa che ha detto Francesca prima di te ti ha colpito? Una parola, una frase, un atteggiamento, uno sguardo, un modo di muovere le mani? Sì, per quanto riguarda la parte, come dire, estetica, mi ha colpito un certo tipo di postura che in un determinato momento è venuta fuori, ovvero Francesca si è leggermente inclinata, ma l'ho fatto secondo me naturalmente, non in maniera precostituita. Si è inclinata leggermente sulla destra e la spallina magicamente è scesa di quel tot. E questo ha dato proprio un'aura di sensualità molto particolare. Avevi gli occhiali quando l'hai notato? Non le avevo, ma l'ho notato ugualmente, quindi era molto evidente la cosa. Era molto evidente e anche gratificante, oserei dire. Dal punto di vista invece contenutistico di quello che ha detto, è interessante l'analisi che ha fatto, appunto, come dicevo prima, sulle motivazioni che spingono ad arrivare a. Condividi? In parte sì e in parte no. In cosa no? La cosa che non condivido è l'assunto che è stato dato quasi come una regola per il quale la più parte delle persone che vengono allo spin dating, o quantomeno una buona parte, lo fanno in qualche maniera, come dire, goliardicamente e non per una conoscenza più approfondita. Va Questo è bene, grazie Daniele. Prego. Al prossimo.